tifo. Eccoci, vai, un altro bellissimo giro. Una domanda, ma se io voglio suonare Slash e i Guns, però non ho la disponibilità tipo di uno che ha fatto un multiplatino di album, cioè che proprio, diciamo, non neanche, tanti soldi, neanche ragazzi, diciamo così, tanti, uno come me che è un poveraccio tipo, no, proprio quelli proprio basso, quelli che ma allora, mangiano al cinese, per dire. Sì, pizza, come faccio io ogni giorno. Cosa abbiamo? Allora, ragazzi, come ha detto Umberto, questi sono due ottimi strumenti. Scusatemi, dovevo... Hai capito? Non stichiamo. Allora, abbiamo scelto questi due strumenti come replica Gibson. Sì. Vi spiego il perché. Le Gibson costano tanto. Pum! Una fucilata. Sono i 10. Esatto. Però abbiamo questi due bellissimi prodotti che abbiamo selezionato perché, come ha fatto sentire Umberto all'intro, sono degli ottimi suoni. Allora, iniziamo con la Echo, che è una praticamente proprio una replica di Gibson, vedete? Una replica Gold Top. Gold Top, pura semplice. Guardate che bello il back. Dietro nero, stupendo, con proprio i dot originali. Sì. Queste, diciamo che tra le due è proprio quella vera ufficiale. Più come replica, più le Spall. Quindi fatta, vedete bene, vi faccio vedere. Sì, è fatta molto bene, ragazzi, anche proprio... sui dettagli, anche guardate le manopole, i pick up, il copri pick up, il ponte pneumatico. Cioè, se io la tengo è una Gibson. Se poi faccio così, se poi scendi, c'è la scritta della Echo, giustamente. Però Echo è un ottimo marchio che lavora molto bene sulle repliche, ci sta molto bene. E abbiamo visto anche qua che insomma, i ragazzi che suonano comunque se la tengono proprio come seconda chitarra di riferimento. Sì, sì, può essere un ottimo, se è una Les Paul, può essere un buon ottimo backup. Cioè, la Les Paul ti scherza una cosa, almeno c'è questa qui di esempio. Esatto. Oppure, se avete un figlio e volete farlo iniziare, se vuole, gli piacciono appunto le Zeppelin, Guns N' Roses, se ce n'è un sacco, ragazzi. Con la Gibson ce n'è un finimondo di gruppi con cui si può suonare. Comunque, detto ciò, questi sono dei legni anche molto carini. Allora, sappiamo, non ne siamo sicuri. Non scassarci la minchia sempre. Sono in assoluto. Il corpo tecnicamente in mogano, non è ancora sicuro, ci dobbiamo informare. Comunque, il palissandro al manico, questo è sicuro, questo quindi è sicurissimo. I pick up sono della Echo, sono dei pick up economici, ma che comunque vanno molto bene. Stesso identico discorso della Telecaster, della Finti. In caso non gli piace il suono, si può sempre fare un upgrade. Pick up come di Marzio non è un problema, quindi è molto semplice come cosa. Con 80 euro vi cambiate un pick up al ponte e avete già un bellissimo botta. Esatto, avete una botta proprio bella grossa. Però, detto questo, non è che bisogna farlo per forza. No, c'è chi piace così e c'è chi piace in un altro modo, quindi a libero scelta e libero arbitrio. Senti, adesso fammi coccolare l'altra un attimo. Allora, questa gliela vediamo. E invece qua, per quelli che vogliono le spolizzare, quindi con una spalla mancante, però non proprio. Diciamo che questo è un po' più il profilo più allungato, cioè un po' più, vedete che è un po' più panciuto. Esatto. È poi una similtele con un po' di Gibson. Sì, è vero. È proprio una via di mezzo. Con appunto il passacorde. Passacorde che passa attraverso il corpo dovrebbe dare sostegno. Sì, allora, anche questo è sempre nella via economica, ragazzi, quindi è molto, molto, insomma... fatta molto bene. Ok. E allora, che cosa abbiamo qua? Allora, questa è la SGR by Schecter. Schecter è un marchio leader ovviamente di chitarre. E hanno fatto ovviamente delle riproduzioni economiche. Certo. Okay. Quindi per chi vuole suonare, come abbiamo detto prima, questo può essere, sempre a paragone di questa, un ottimo modo per iniziare, per strimpellare chi piace fare appunto le Zeppelin. Certo. Io so che il corpo è in tiglio. Che però guardate bene il manico, fagli vedere il manico. Guardate il back. Il back è un acero. È acero e davanti. Ma il fronte è palissandro. Visto? Quindi, quando si suona, diciamo che c'è un po' più di morbidezza sul manico. Solitamente i profili C dei Gibson sono molto duri. Poi sai cos'è? Sono anche il fatto che il laccato dietro ogni tanto diventa un po' appiccicoso. È un po' appiccicoso. Invece qua no, è satinato, ragazzi. Avete un po' il feeling della Stratocaster, però con un corpo un po' Gibson. Esattamente. Ecco. I pick-up sono sempre by SGR, quindi sempre by Schecter. Assolutamente. Tono e volume, molto semplice da usare. Con un switch da tre posizioni. Mentre semplice. Qua abbiamo i classici tono e volume vedete che per pick-up. Esatto, perché proprio entra come replica ufficiale Gibson. Qui invece
Facciamo così. Io direi di andarci ad ascoltare. Andiamo a sentircela. Andiamo a sentircela. Sentiamoci prima il pulito e poi il distorto. Certo. A dopo, ragazzi. Andiamo a sentire la chitarra quindi col pulito, anche se dopo poi facciamo un po' di bordello. Qui abbiamo il pick up al manico e andiamo a sentirlo. Facciamo un pezzo celeberrimo. Questa era il pick up al manico. Adesso andiamo a sentirli tutti e due. Il pick up al ponte. Ragazzi, dopo aver sentito il pulito che ci ha presentato Umberto, adesso ci andiamo a sentire il distorto con posizione al pick up bridge ponte. Ok? Vai Umberto. 3, 2, 1. Dopo aver sentito il pick up al bridge andiamo a sentire tutti e due insieme, ok? Quindi sarà un suono un po' più morbidoso, un po' con più ciccio. Non dirò il titolo, ma un da quando ti amo. Ecco. Sì. Vai. No, dopo aver sentito i due centrali ci andiamo a sentire la posizione al manico, quindi bella un tossica. Po' più scattivi. 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, abbiamo sentito il gold top, ora ci sentiamo, abbiamo fatto il cambio, adesso siamo in SGR by Schecter, Umberto ci farà sentire i puliti, col pick up al bridge, al ponte e poi da lì ovviamente partiamo fino ad arrivare al distorto. Faremo i pezzi di prima, ci tentiamo. Cercheremo di fare una specie proprio di paragone proprio massimo. Dai. Ok? Vai Umberto. Vado pulito. Con il pick up al manico. Al manico, scusate. Okay. Al manico. 3, 2, 1... Questo era il pick up al manico, andiamo con tutti centrali, e due. Tutti e due centrali. E alla fine bridge. Abbiamo sentito il pulito, ora Umberto ci fa sentire il distorto. Distorsioniamo. Vediamo un po' di più. Sì. Ok ragazzi, adesso ci andiamo ad ascoltare tutti e due i pick up insieme con la distorsione. Vai un bel. Sì, lo sapete, yeah. Un pezzo. Vabbè. Okay. Thank you.
pick-up al manico. Vai, Giustini, vai pure. One, two, three, four. Final conclusion. Yes. E allora, senti un po', cosa ne pensi? Prima di tutto ci dici i prezzi, ci dici i prezzi. Devo morire. Dai, lo so. E questa è venuta la parte in cui lui, poi sapete che già è sempre la storia delle pizze. Se volete donare, loro mi hanno preso. Esatto. Un euro, donate, un euro a Falovo, qualcosa. Dai, comunque facci un po' sapere quanto. Allora, quella che è Umberto, ragazzi. Ok. Le SGR mi emoziono quando dico queste cose. Sì, non dovresti. Non dovrei, perché dovrei, no, non dovrei. Perché non mangi, quindi non dovresti. Infatti, però la passione è passione. Le SGR. Allora, ricordiamo che insieme nell'acquisto la SGR dà una piccola foderina in omaggio. Ah, buono. Ok, che comunque sono 15 euro e loro la mettono nel pacchetto. Viva la foderina, chi quindi, tocca la guarda. Potrebbe servire, uno se la prende, se la porta anche al mare. Bella, così ci sta. Ci tranquillo, telesereno. Se la perdo, però ho perso 1 milione di euro, no? Che no. Quanto. Quant'è? Dai, vado. Ma sparo io. No, ma ragazzi, è veramente incredibile. Dai, dai. Siamo qua, siamo ragazzi a 185 euro. Vero? Ma non è... ma dai, ma incredibile. Ma che prezzi meravigliosi. Bra- sì, benissimo. Vorrei sapere l'altra a sto punto, che perché il finissaggio gol top si sa che è più caro. E uno dice invece. E invece, ragazzi, sorpresa delle sorprese, perché siamo in estate. È meno caro. Costa di meno. Ma scusa, ma è ora. Ma dai, ma come fa a costare di meno? Costa così, Umber. Quanto costa? Dai, spara. Viene 179, ragazzi. Però senza foderina. Vabbè, che cazzo te ne frega la foderina a sto prezzo? Me la compro la foderina. E infatti. Tra l'altro è bellissima, guarda, riguardatela di nuovo. Guarda che bel tocco di luce che hanno. Guarda che bello. Tutte e due. Sono fatte molto bene, ma sia che una che sia dell'Ecro che l'SGR della Shelter. Sì, sì. Sono due ottimi strumenti. Servono. È molto importante avere anche uno strumento economico, ma che funzioni bene. Certo. Ecco perché le abbiamo selezionate e presentate nel video. Come lo facciamo per tutti i video con cui Umberto e io abbiamo deciso di fare questa situazione qua. Ok. E vogliamo ringraziarli perché moltissimi grazie, si stanno ragazzi, iscrivendo. Grazie ragazzi, siete iscrivendo in tanti e vi ringraziamo veramente tanto. Mi raccomando, iscrivetevi se state guardando questo video e non vi siete iscritti, iscrivetevi. Esatto. E altre sempre cose scritta. Fallo tutta volta, vai. www.guitartechnician.blogspot.it dove potrete leggere la recensione di questi due strumenti sì, e di tutti gli strumenti gli articoli facciamo. E li selezioniamo. Okay? E poi guitarshop.it dove invece può avvenire l'acquisto. Sì, oppure ragazzi volete semplicemente provarla perché magari uno dice ma il video e tutto quanto. No, invece noi diciamo esattamente le cose come magari stanno. Siamo scarsissimi noi a suonare, ma siete magari... più bravi venite voi. Sì, no? Esatto, dovete venire a fargli un giro, una prova. Tranquillamente, esatto. Noi siamo più che disponibili a aiutare tutti quanti. E a farvele provare. Facciamo questi video giusto perché è un mondo talmente bello e vario che... è giusto far conoscere anche queste bellezze a tutti quanti, no? Ok, quindi... ragazzi, state allerta, arrivano le paradigm, ve lo prometto. Un pochino di tempo è, purtroppo è così. Stanno chiedendo tutti, le stanno chiedendo. Sembra che le stiano facendo con il buco del culo, scusa, perché ci mettono una vita. La finezza. Lo so, vabbè, però arriveranno. No, ragazzi, state connessi, vi ringraziamo che ci sono ancora iscritti, tuttora continuano ad esserci. Cerchiamo di approfondire e di aprire questo bellissimo mondo, ok? State connessi e alla prossima recensione. Ciao ragazzi. Ciao.